Quindi, settimana 3, giorno 1. Ok, il nostro obiettivo si trova qui. No! Che palle, il momento in cui ci ferma la storia. Dicevo, attiriamo un po' di rumori, che tanto qua è la sfida quella contro le ranocchie. E per fortuna è il primo nemico, dai. Forza, ranocchiette! We can still do this. Certo, certo che ce la possiamo fare, sono rane. Cosa vuoi che ci possano fare? Delle ranocchiette, su. Però, visto che sono appestati, dobbiamo ucciderla con il beat drop se vogliamo avere più possibilità. Perfetto, dovrebbe bastare, speriamo. Dai, no, stai puntando a quella sbagliata, gioco. Ti prego. Ok, andata. Beat drop e drop per 3. Dovrebbe essere andata bene. Vediamo, bling. Yes, 1, 2, 3. A posto, vediamo. Allora, perso nello spazio e basta. Report numero 15. Intanto, questa è buona, ma la dobbiamo cambiare. Perso nello spazio, è uno scudo. Annulla tutti gli attacchi nemici. Mister Miao ad entrambe, c'è lo 5-22. Questo mi fa pensare che la spilla sia la stessa, visto che il nemico è sempre uguale alla fine. In realtà però potrebbe non essere così, perché su Tsukichi, che alla fine la battaglia è sempre con lui a torso nudo, c'ha due premi diversi. Giorno 1, andato. Giorno 2, ovviamente sappiamo già benissimo contro chi ci scontreremo. Ayano si trova qua dietro, quindi attiriamo tutta questa bellissima gente. Entriamo già dentro. Lei la facciamo come... facciamola come ultima, visto che almeno così mi ricarico il beat drop. Ed eccolo qua, finalmente il nemico. È il grosso pesce palla? Geez, intimidating much? No, che cavolo dico, è vero, mi ero dimenticato di Ayano. Mi ero completamente dimenticato di lei. Shoka, my darling! My darling! Dobbiamo arrivare a meno della metà. Yo, what's that spinny thing? A whirl of hurt, I'd say! Boia, che dolore! E poi utilizzare il... il beat drop. Vai tranquilla, che tra poco ti sfondo. It's raining pain, my dudes. Don't get it's raining that. Pain. Hallelujah. It's raining pain. Shall we? I should have to. Ancora un po', ancora un po'. Ecco fatto. Dovrebbe bastare. Dov'è? Dov'è? Ti prego, muori. Yes! Andata! Uff, e mi sono anche ricaricato tutta la vita. No, lei rimane con uno di vita. Is everybody okay? Everyone except her, but not for long. Ecco fatto. Ci penso io, ci penso io. This too much for you.
Ecco, ora tocca a Beat. Ecco fatto. Purtroppo lei non è influenzata dal Killer Remix, perché lei c'ha sta fasina qua finale. Però il bling l'ho visto, quindi ipotizzo sia andata bene. Ok, Iris preso, e ho preso anche Medusa. Questa... questa è stata un attimo un filo complessa, perché continuava a fare pum, quelle manate lì. Oddio, io già mi immagino che casino sarà su Tsukichi. Mi immagino già il casino che sarà su Tsukichi. Ah beh, c'è anche lui. Lui è debole all'acqua, questo vuol dire che la spada d'acqua gliela dobbiamo mettere. Su Tsukichi è debole alle esplosioni. E in questa giornata siamo a posto. In questa dobbiamo recuperare invece le stelline. Ok, settimana 3, giorno 3. Abbiamo un po' di nemiciotti qui e uno scorpione cattivo qui. Di nuovo, stesso problema di prima. La spilla quadrato non è male, l'effetto del veleno è buono, ma colpisce veramente poco. Cioè, nel senso, i colpi sono piccoli, sottili, giustamente colpiscono un'area vasta. Il loro effetto principale è quello. Nel concreto però... no. Beh, gli fanno 6 di danno. E sì, l'effetto è il veleno, ma non è così, così pratico. Eccolo qua, il super scorpione. Quello che mi ha dato problemi in difficile per via di tutto quel veleno. Maledetto. Allora, prima cacchio, ok. Devo ricaricare ancora un po' per via di tutta quella stupida nube. Chi è che è rimasto intrappolato nella nube? Chi è il cretino? Qualcuno degli idioti è rimasto dentro. Qualche idiota è rimasto dentro la nube e mi ha fatto ammazzare. Ok, a questo giro sono molto più preparato e partiamo subito col beat drop. Anzi, a prescindere da tutto, faccio prima una squadratata. Sveglia gente. Ecco qua, almeno abbiamo già tirato giù un pochino gli orsetti. Tu sei il problema più grande, perché mi abbassi per via del fatto che sei appestato il mio stupido beat drop. Maledetto. Ecco fatto. E un orsetto del cuore. È andato. Ecco a te, che sta bene. Ormai con sta combo ricarico il beat drop da paura. Certo, purtroppo contro sti nemici grossi serve relativamente a nulla, però uno prova comunque a farli, perché schifo comunque non fa usarli. Madonna mia, ma con che velocità l'ho ricaricato il beat drop. Dai che forse mi becco anche il drop per tre se riesco ad ucciderlo. Andata. Sta combo qui delle due cose di cura più quella elettrica ricarica il beat drop in modo fantastico. Yes, ottenuta. E nessuna spilla nuova. Penso che lo scorpione non ci desse chissà cosa. Report 17. Ci manca il 10. E credo che il 10, visto che alcuni l'abbiamo sbloccati con la cosa qua dei compagni, lo otteniamo al 100%, secondo me. E non ci manca molto in realtà. Dipende più che altro
dai punti che otteniamo, perché qua ce ne rimane ancora uno da fare e non so quanti ce ne dia, forse due, visto che probabilmente era l'argento, forse quattro se è il bronzo. Qua anche questo l'abbiamo fatto, quindi a rigor di logica, se anche metti caso qui abbiamo preso il bronzo, quindi sono 4 punti qua e 4 punti qua, sono 8. Qua non ce ne sono altre da fare, quindi 6 e 2 8 più 2 ce l'abbiamo già, fanno 10. Ci rimangono fuori 11 punti. Saranno per forza nell'Another Day. Per forza. Vediamo se era questo variabiuto che dobbiamo fare. Sì, lui è argento, quindi immagino sia lui. Kaboom! Dai, 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 dai. Esplodi! Perché non esplode, sto pezzo di merda? Dai, è diventato argento perché sto coglione si è buggato. Ma si può fare più sfiga di così? Guarda se non fallisco il timer. Guardalo. Guardalo. Devo aspettare 2 minuti che sto coglione fa finire il timer adesso. Sicuro. Oh, tanto ci voleva. E con questo anche questa giornata andata. Lo scorpione già l'abbiamo fatto. Giorno 4 della settimana 3, ci manca un maiale e fare le corone. Più dovremmo scontrarci con Minamimoto. Minamimoto. A livello massimo sarà tosta, sarà veramente tosta. Minamimoto si trova proprio davanti a noi. Noi dobbiamo mettere in difficoltà massima per ovviamente prendere la sua spilla, e dobbiamo anche abbassare un po' il drop rate. E incrociamo le dita. Non ne farei esagerati perché appunto non voglio potenziarlo più di quanto già non sia Minamimoto. E quindi farei, ecco, 10. Basta, mi avanzano. Oh, finalmente il main event della giornata. Minamimoto. Ok, careless. Vieni, micione. E mi dispiace per te, ma non ti faccio attivare subito l'armatura. Più che altro, cavolo, è vero. Lui è bravo a schivare. Lui è bravissimo a schivare gli attacchi, eh. Ed eccolo qua. It appears he's acquired some sort of armor. What's that mean for us, yo? That we gotta work even harder to kick his ass. E levati che non vedo. Non vedo, c'è troppa roba a schermo. Sì, 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 incazzati pure, bravo. Non vedo, c'è troppa roba a schermo. Sì, ho capito, gioco. Smette di fare rumori dal cazzo. Mamma mia. Ho capito che non posso attaccarlo. Mamma mia, quanto sei molesto. Non mi sorprende che sei uno dei boss più fastidiosi del gioco, però porca di quella miseria, datti una cazzo di calmata. Oh, è santo cielo. Sì, certo, guarda, beccato subito. Tutti quanti i colpi l'hanno preso, tutti. Mamma mia, gioco. Io capisco che Minamimoto deve avere comunque un certo picco di difficoltà, però cazzo, almeno fammelo colpire. Ci sono momenti in cui non l'ho colpito neanche una volta con tutti i colpi che gli ha sparato, neanche mezza volta, per intenderci. E con lui è impossibile ritornare al 300%. Lewa time. Ma anche arrivare al 100% è difficile. Si scherza mica con Micho va in moto, eh.
Damn, it's like he's reading our every move. Lo so che legge ogni mossa, è stronzo. But perhaps we can use his perfection to our advantage. La sua perfezione è a nostro vantaggio. L'unica cosa che possiamo fare a nostro vantaggio è cercare di curarci il più possibile, ciccia. It's cross time. Let's go. Ho bisogno di curarmi. Such a prize, my lady. Let's just say you own one. Just during my job. I'm impressed. Ti prego, muori. Muori, Minamimoto, muori. Una volta per tutte. Muori. Oh, ti prego, dammi quella maledettissima spilla. Non mi ha dato la spilla. Non mi ha dato la spilla. Oh, mamma mia. Non finiva più questa battaglia. Minamimoto è troppo... L'ho ottenuta! Non era apparso! Non era apparso, invece l'abbiamo ottenuto! Che culo! O magari non l'ho visto io! Meno male! Meno male! Meno male! Grazie, Minamimoto, grazie! Oh, mamma mia! Per fortuna che stiamo ottenendo tutte le spille dei boss! Cosa fa? Ah, è un mega calcio di fuoco che si teletrasporta super di lui. Fuoco 1458. Non è male. E a differenza dei demoni di Shinjuku, Minamimoto ha ancora la sua spilla di Shibuya. Loro hanno tutte queste comunque colorate con questi colori a loro dedicati, mentre lui ha ancora quella grigia bianca con sfondo nero, che era quella appunto del primo gioco. Quindi prossimo è su Tsukichi ed è debole alle esplosioni. Poi c'è Shiba, che è debole al vento. Lui, ancora meglio, oscurità e luce. Phoenix Cantus, ho curiosità di risfidarlo. Ho curiosità perché a livello difficile sì, è stata una bella sfida. Voglio vederlo al massimo. Più che altro mi chiedo se avrà due fasi o sarà solo l'ultima fase. Calmo, prima di andare via. Maiale e corone. Ecco un maiale che abbiamo dimenticato e sicuro si trova qua sopra. E infatti guardalo qui. Chissà come ho fatto a non pensarci il giorno che l'abbiamo fatto questo. Secondo me è un maiale specifico. No, per fortuna. Maiale semplice, molto resistente, ma comunque un maiale semplice. Niente di complesso. Anche lui sale di vita. Ma parliamoci, è pur sempre un maiale. 100.000 yen, la madonna. Questo sì che è un premio. Spille nuove in questo negozio, vedo. Ovviamente mi serve quella cacchio di spilla che ancora non ho. E quasi 1.000.000 di yen per questa. Però è una... è una lancia. Una lancia di luce. Mentre questo è un attacco colonna. Sempre di gatto. Rimporta incise le parole: non vi è niente di più feroce di 6 felini congiunti. Tutte e due. Questo vuol dire che fanno parte di un set. Il set del gatto nero, palesemente. Mentre questo, buone feste, che già abbiamo. Eccola qui, la nostra carissima bambina. L'altra volta abbiamo fatto l'argento. Eccolo qua, a posto. Settimana 3, giorno 5, ci mancano due maiali. Però almeno non ci sono più invasioni che dobbiamo fare al 100%. Allora, a rigor di logica il nostro amico si trova qui. E infatti, credo sia il... l'elefante, quello trasparente, quello appestato. Eccolo qua il nostro elefantone. Ok, speriamo di farcela. Non penso avremo difficoltà. Il problema sarà mantenere il groove. È quello che mi preoccupa in realtà. Via.
This too much for you? How's that? Better than expected. Got away, son! Farewell! Sto elefantone fa troppi danni tutti assieme, veramente. Il laggio là, guardalo, perché si teletrasportano poi? Raise yourself! We're gonna win! Fret! Focus! Going up! Thanks! No big deal. Juice is done. It's over! Let's end this! No! Speravo di averlo colpito col 300%! Cavolo! Farewell! I'm getting pumped! Indeed! Cavolo! Ero sicurissimo di averlo colpito al 300%. No big deal. This too much for you? Just doing my job. Good enough. Peccato, ero convintissimo. Ero convintissimo che era al 300% il counter. Oh, però aspetta. Bling. Quindi forse abbiamo avuto culo. Quindi forse ce l'abbiamo fatta. O è Ogfan o era la materia oscura, vista così. Report segreto 19. Ok, dobbiamo cercare i maialetti ora. Allora, un maiale si trova qui. Give me chance. Che maiale sarà? Oh no, di nuovo voi. Forza, dividetevi per favore. No, rimanete tutti uniti. Pezzi di merda. Ok, è andata, vero? No, quand'è che siete cambiati voi? Chi vi ha colpito? Meno male. Credo che sia esploso uno di quelli neri. Perché ero convinto, io ero concentrato solo su quelli azzurri. Chi l'aveva visti questi? Oh, vabbè, 100.000 yen. Sai cosa? Un po' stavo pensando che le spille che ho adesso non sono male, però ci stiamo mettendo molto di più a fare i danni che prima pensavo facessimo. Quando in realtà noi siamo forti, ma sui nemici che sono molto più forti. Quindi ho pensato, ma nella Nether Day ci saranno spille migliori? E la mia risposta è, molto probabilmente ci saranno. Il che mi ha fatto pensare, ma perché non ho fatto i report segreti dopo la Nether Day? Per il semplice fatto che... E in realtà però, non mi ricordo se nella Nether Day della Switch abbiamo trovato i report segreti oppure ho dovuto rifare i combattimenti. Però mi sa che i combattimenti comunque li devo rifare. Però come l'avevo strutturata la serie su The World End With You 1? Ok, no, su The World End With You 1 avevo fatto esattamente come sto facendo qua. Finito il gioco, report segreti del gioco base, poi a new day e infine another day. Sì, another day della Switch è stato veramente terribile. Perché giocare a Team Pin con il Joy-Con è stato veramente estenuante. Anche se alla fine devo ammettere ci ho preso comunque la mano. Questa invece Neku potenziamento difesa. Ok. Voglio sta cazzo di spilla, abbiamo bisogno di sta spilla, dobbiamo andare nella Nether Day, ragazzi. Oh, questa è nuova però. Ed è una spada di suono. Ed è normale, non è una super spilla, ottimo. Stai zitto. Oh, il set di Neku. Vena madrina, potenziamento attacco, supporto e potenziamento velocità. Oh, no, c'è anche questo. C'è tutto il set, dai. Vabbè,
per la scarlattite, dai. Dammelo. 1, 2, 3, 4 e 5. Oh, ma che bello. Che strano che però te lo diano solo per una scarlattite. Però questa la voglio. E ci servono addirittura 3 più la Taiko Kane. La Taiko Kane. Taiko Kane, eccola qua. Ah, ma non è una spada, è la carica di suono. Prenditela allora. È tutta tua. Volevo solo vedere una cosa sul boss finale. Il boss finale a cosa era debole? A nulla. Ah, in realtà è meglio che non sia debole a nulla, perché ci semplifica la cosa. Ok, ecco anche l'ultimo maiale che si trova là sopra. Come lo raggiungiamo? Facendo i vandali e saltando dalla scala. L'altro era quello di matchare i colori. Questo sarà quello normale? No, è quello che si divide, fantastico. Ma in realtà è stata una cavolata. E con questo, giorno 5 completato. Giorno 6 in teoria è a posto. Ci manca probabilmente da trovare Suzukichi. Qua dovremmo affrontare Shiba. Qua dovremmo affrontare lo stormo di uccelli. E qua la super fenice. In realtà sono contento che sta giornata l'abbiamo già completata, perché questa è la giornata dove dobbiamo continuare a inseguire di nuovo Suzukichi. Ed è una rottura di scatole, mamma mia. Io mi chiedo se ci stiano tutti quanti però i graffiti del gioco, perché già così vabbè che le ho ridimensionati anch'io qualcuno, però cavolo, sono già tanti questi. Allora, Suzukichi si trova già qui, perfetto, quindi attiriamo un po' di gente sperando che bastino. Dai, venite. Forse 6 non è una lunga catena. Ok, eccoci da Suzukoso. Ci mancano 6.000 punti, saliamo anche di livello, massimo livello del gioco. Eccolo lì. Io spero che sia solo questa fase, sincero. Spero sia solo una fase sola. E ho usato subito il beat drop per ricaricarmi la vita. Effettivamente è stato un filo sprecato, però almeno ci siamo già levati gli altri rumori dalle scatole. Gli altri rumori tranne i corvi, a quanto pare. Ecco fatto. Nasconditi. Che culo. Via, 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 via. Ah no, non è il... Pensavo che era di nuovo la carica. Quella è la carica. Lasciala. No. Mi ha preso perché mi ha fregato il corvo. Maledizione. Sì, comunque sarà a due fasi. Di nuovo? Via da lì. Io ci provo. Ci provo perché non so se è a due fasi ancora o di nuovo. Oh no. Mal che vada, credo che è morto ora. C'ha due fasi, vero? Did we win? No, c'ha due fasi. Va bene, non importa, almeno ci siamo ricaricati la vita. Lo so, c'hai ragione. Questo mi fa chiedere, anche la Fenice avrà due fasi. Dannazione. Avrà due fasi anche la Fenice di sicuro. Oh no.
Lo so, su coso c'hai ragione. He's huge, yo. I don't know if we can handle this. Just look for a weak spot. A questa difficoltà. Le corna, ecco come si faceva. Un colpo solo! Un colpo solo, ma non è possibile, su coso! E niente, proviamo così, magari riesco a ricaricarmi la vita in questo modo. E più che altro riesco a ricaricare il beat drop più velocemente. Dai, che mi mancano 1000 punti per salire di livello, almeno quello. No, spero di non raggiungerli adesso. Cavolo, perché se li raggiungiamo con su coso, perlomeno abbiamo la scusa per ricaricarci la vita gratis. Ok, 400 punti. Riusciamo a curarci con su coso. Il problema è che molto probabilmente ci cureremo nel momento in cui uccideremo uno dei nemici normali e non contro di lui. Someone got a makeover. Looks like he really ain't messing around this time. Per fortuna ho portato la stellina esplosiva. Più che altro sto aspettando di utilizzare la carica. Via, nascondetevi. Perfetto. Che a questo giro mi sa che ce la stiamo cavando già molto meglio. Via da lì. No! Vedi a parlare? Lascia in pace Neku. Via da lì. Che mi sa che si sta ricaricando. Perfetto. E mi sono ricaricato con le spille. Mi sono ricaricato. Adesso che lui diventa gigante, puntiamo subito alle corna. Puntiamo subito alle corna. Dai. Not so fast. Aspetto che però faccia un attacco. Faccia di nuovo la manata. Cazzo, Tsukichi ad ora è stato il nemico più difficile. È stato il nemico più difficile, peggio del boss finale, devo essere sincero. Ora. Non lo so se possiamo farcela. Se riusciamo a rompergli le cornette, secondo me, a questo giro ce la facciamo molto più facile già. Si sta caricando. Vai Tsukichi, esplodi. No, perché non lo colpisce? Ah, perché è andato di nuovo quello di luce? Io pensavo fosse andato quello esplosivo. Oh,
What's happening? Via da lì! Get your asses out of there! Via il culo da lì! Non è mica facile! Vai! Esplodi in faccia! No, è troppo alto per essere colpito! Via di nuovo! Però a questo giro che non siamo stati colpiti ce la siamo cavata. No, Nagi! Maledizione! Ero riuscito a sfuggire io! Perfetto! Andata! E siamo anche saliti di livello nel momento sbagliato. Vita da grandi. Non importa. Ti prego, dammi la spilla. Ho visto due bling. Ho visto due bling. Ti prego. Ti prego, su coso. For now. Aculo e Cervus. Cervus già ce l'avevamo. In teoria ce l'abbiamo fatta, giusto? Report 20. Allora, e Cervus già eravamo a posto. Aculeo è un il colpo, quello di lancia dalla schiena dietro, velenoso ovviamente, avvelenamento fortissimo. In questa giornata ci manca solo un maiale, qua l'abbiamo fatto tutto, possiamo andare.